Allora, figlioli, ci raffiniamo altro rame, addirittura 70, molto bene. Direi che ci possiamo craftare subito l'utensile di ascia in rame, vediamo un pochettino dov'è che si fa, già qua, così. Vai, craftiamocene una sola. Adesso la proviamo subito perché sono curioso. Credo che forse non raccoglierà più materiale, però sarà più veloce, vediamo. Ok. Boh, mi sembra che ci... A essere sincero, mi sembra che si danno gli stessi numeri di colpi, se non sbaglio. Boh. Vabbè, noi non ci sputiamo sopra e ce la teniamo, figliuoli. Allora, cari figlioli, guardate, mi è spawnato un bel trici livello 68, quindi direi approfittiamone. Fatemi vedere le frecce narcotizzanti, ne ho 45, quindi in teoria dovrebbero bastare. Ci creiamo un piccolo muretto da queste parti, va? Così lo intrappoliamo. Ah, e guardate la lucciolina, me la sono messa sulle spalle, figliuoli. Così ci fa luce. Ah, cioè, no, vuole un addomesticamento passivo. Ok, allora, boh, andiamo così. Invece pensavo di doverlo addormentare. Dai, il livello 68, figliuoli, è già tanta roba. Io l'animale più potente che... cioè, più alto di livello che ho visto... Finora credo proprio che sia un 68, sì. Perché 70 ancora non ne ho mai visti. Ok, dai, un buon addomesticamento facile facile. Vediamo la sella che l'ho già sbloccata, vediamo come si fa a craftare. Ok, solamente chiede solamente cuoio e legno, benissimo. Oddio, ci impiega tanto tra una mangiata e l'altra, eh? Oh no, ci vorrà davvero tanto. Allora, nel frattempo ci craftiamo la sella, figlioli. Allora, figlioli, qua c'è anche un livello 6 body. No, non mi cadete di sotto, please. Diamo anche a lui, vediamo, ci dovremmo mettere decisamente di meno. Oddio, quanti ne stanno sbucando? Vai, tutti miei, tutti miei. 44, sì, vieni anche tu. Laggiù, no, laggiù cos'è? Ci siamo. Sei il primo try che nostro, figliuoli. Molto, molto bene. Allora, ce ne rimangono altri due, livello 44 e livello 68, che più o meno dovrebbero arrivare insieme il timing. Oh, sì, che bravi, si sono messi anche vicini così mi risparmiano la strada. Molto bene. No, aspetta. Ah, no, questo qua è quello che abbiamo appena tamato. L'altro è quello qua, il 68. Vai, magna testa bacca, dai ancora una o due bacche del nostro, figliuoli. Oh, bene. Forza, forza, forza. Ah, ancora una. Ok. Dai, a parte l'aspetto noioso del timing, tutto sommato è estremamente economico perché bastano pochissime bacche. Non ci vogliono narcotici, non ci vogliono frecce, quindi direi molto bene. Ok. Dai, livello 68 che non vedo l'ora di farti nostro. Sì. Benissimo, mettiamoli. Vieni qua, fermo! Dove cacchio vai? Mettiamogli la sella, così mi alleggerisco. Ok. Oh, bene. Allora, facciamo che dare l'ultima o penultima bacca all'altro try, che poi li proviamo, figliuoli. Sì, che sono davvero tanto curioso. È anche abbastanza veloce, avete visto? Chissà se ci raccoglie le bacche, se è così, bene. Vai. Ah, ancora una. Perché il parasauro, come sapete, figliuoli, lo abbiamo tamato, mi sembra, un episodio fa. Però non sono mai riuscito a portarlo da questa parte, perché c'era davvero tanta strada da fare. Praticamente me lo ammazzavano subito. Vai! Tutti e tre sono nostri, figliuoli. Ok, la seconda sella che ci siamo fatti la mettiamo a lui. Ok, mentre il terzo ce lo teniamo così, di scorta. Vai, proviamolo. Allora, vediamo un pochettino. C'è Dodo, lo sciottiamo. Sì, benissimo, figlioli, ci raccoglie i semi. Molto bene. Ok, ovviamente non ci raccoglie la carne perché è un erbivoro, pazienza. Però, figlioli, mi sembra buono. Diamo il legno.
Oh sì, legno, touch, tutte. Oh, benissimo, figliuoli. Qua, guardate quanta bella roba. Vediamo se riusciamo a shottare il petrodonte. Mori. No, questo però non riesco a ucciderlo. Vabbè. Beh, quest'albero non è di tuo gradimento. Tiramelo giù, please. Ah, perché non riesco a farlo fuori? Ma. Porcaccia. Sì? Mi sta dando la touch, ma non mi dà. Perché non riesco a buttarlo giù? Vabbè. Lasciamolo stare questo. Fioma, ciao. È sopravvissuto. Due, bravissimo. Ok, questo qui. Ok. Quell'albero lì si vede che è un po' buggato, non lo so. Boh. Aiuto! Via! Via, cos'è quella roba lì che mi ha sparato? Maro! No, 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 non voglio. Ma cos'è questa roba che mi spara? Aiuto! No! No! No, l'ho appena preso, non voglio morire! No! Scappa, Dave! Cos'era quella roba lì? Aspetta che cambio visuale. Vediamo. Oddio mio, è quasi morto, figliuoli. È incredibile. Ma porcaccia. Ah, fuck. 1000 di vita, me l'hanno tirato giù subito. Neanche il tempo di scappare. Cos'era quella roba lì? Non lo so io. Boh. Credo una pianta magica. Come vedete sono estremamente forti le creature magiche. Dobbiamo poi anche capire come si tamano e pian piano lo faremo, figliuoli. Allora, ricaricare la vita agli erbivori è come sempre un'ammazzata. Che belle, 29 narcoberry, fantastico. Oh, alberi di semi di albero, fantastico, molto bene, questi ce li piantiamo. Allora, tu state il buonino qui, recupera la tua vita. Noi ci piantiamo gli alberi, spero di poterli piantare dove mi pare piace, senza il bisogno di acqua o cose del genere, vediamo. No, purtroppo gli alberi hanno bisogno di acqua, e vabbè. Allora, figlioli, ci li mettiamo vicino al laghetto, guardate, così. Ok, molto bene. No, neanche questi, perché? Ok, hanno proprio bisogno di stare vicino all'acqua, questo, per esempio, questo canale non serve a niente. Ma mannaggia. Ci dobbiamo poi fare l'irrigazione, figliuoli. Adesso fatemi capire cos'era quella schifezza che ci ha sparato. Era da queste parti qua. Questa pianta qua, guardatela. È strapotente. Adesso però non mi attacca. Sì, mi attacca. Via. Aiuto. E a che distanza spara? Impressionante. Ah! Porcaccia. Molta porcaccia. Dobbiamo girare veramente alla larga da quelle zone lì, oh, è incredibile. Allora, vediamo da questi cespugli che cosa ci raccoglie. Bacche pochissime, però tante narcoberry, figlioli. Oh, abbiamo risolto i nostri problemi, altro che coltivarle, fantastico. Con il trai che si raccolgono veramente un sacco di narco. Allora, figlioli, guardate quante belle cose che ho raccolto, un sacco di semi, un bel po' di legno, tanta touch e guardiamo quante narco che è la cosa che mi interessa di più. Oh sì, 89 semi, guardate quante narco, mamma mia che figata. Queste adesso ce le andiamo a fare subito in pozioni di narcotico, così almeno non scadono. Ok, adesso abbiamo ben 97 narcotici più i 57 qui. Oh, beh, già tanta roba, figlioli. Io direi andiamo anche a piantarci altre piantine di narco. Così, molto. È giusto? Sì, narcobelli. Benissimo. Vai così. Come vedete è abbastanza semplice, dai. Possiamo farci tranquillamente due file vicino all'acqua. Ok. La stessa cosa la facciamo. Vediamo come cresce la piantina bene. Vediamo questa. Ah no, questa qua è disidratata. Perché? Non l'ho capita sta cosa, Qua no. Boh, non so perché. Di qua vicino all'acqua due blocchi me li prende buoni per piantare. Invece qua no. Vabbè. Eppure c'è l'acqua qua, mannaccia. E vallo a capire. Vediamo qua. No, niente, niente da fare. Boh. È ancora tutto un mezzo mistero, figliuoli. Vai, mettiamocele qui, così. Molto bene. Queste che cosa sono?
Mejoberry, vediamo. Quante. Vai, prendiamocele. Molto bene. Così ci facciamo spazio per le piantine di narco. Ok. Vai, mettiamocele tutte. Ok, qua la seconda fila me l'accetta, me la prende buona. Molto bene. Qua no. Ok, le prime due file qui sì, qua invece no. Vabbè. Ah, fatemi pensare, forse ci vanno. Vedete qua com'è più bassa l'acqua invece che di qua? Forse facciamo due blocchi? Non sale, no. Mannaccia. Ah, devo aprire qua, figliuoli. Ok, ho capito. Togliamoci queste. Apriamo qui. No, perché c'è un muro, guardate. Non è giusto. C'è un muro qui, non è giusto. Fammi entrare l'acqua, ma porcaccia. Che fisica c'ha sta acqua? Mi è rimasto tipo un muricciuolo, figliuoli. E non riesco neanche a salire su di qua. Oddio, no, piranha, via. Piranha cattivo. Ok. Vabbè, allora le altre ce le mettiamo qui, figlioli. Così va benissimo. Vediamo, dovrei riuscire a sfruttare anche il centrale. Benissimo. Bisogna farle quindi da tre. Tre block, tre lingue di terra così. Larghi tre. Aperte davanti in modo che l'acqua arrivi a pelo. E va bene. Altrimenti bisogna tirarsi i tubi come si fa in Ark. Ma io tirare i tubi proprio mi rompo le scatole, figliuoli. Cioè no, guardate che figata. Mi rimane, mi manca l'acqua. Se io distruggo i cubetti mi rimane l'acqua così. Io credo che sia un bug. Speriamo che venga poi risolto. No, scusate, voi che state facendo con quel cuoricino uno sopra l'altro? Che fate, maialini? Allora, figlioli, io direi proviamo a farci questa cosa qua. Guardate che carino, un Dremel. Dovrebbe facilitarci un pochettino la vita negli scavi, quindi vai, proviamolo. Allora, funziona a carbone, quindi noi ne abbiamo già trovato un pochettino. E quindi andiamo magari a prenderci un po' di flint, che ci dobbiamo fare ancora altre frecce. Perché ho intenzione di, se è possibile, tamare un animale davvero tanto grosso. Tanto tanto. Ma adesso incominciamo a fare questo. Vediamo un pochettino. Wow! Guardate che zona di scavo. Fantastico. Bella grossa. Si fa davvero tanto in fretta, figliuoli. Ah, sì. Oddio, sto sprofondando un po' troppo. Aspettate. È una potenza. Bisogna fare attenzione, eh. Sennò qua si va fuori controllo. Ok. A questo punto la domanda sorge spontanea. Come facciamo a procurarci tanto carbone? Devo capire un pochettino dov'è che si cava. Dov'è che si mina. Attenzione, c'è differenza tra il carbone che prendiamo come minerale e il carbone invece che otteniamo dalla combustione del legno. Purtroppo quello non serve. Oh, sì, davvero tanta roba, figliuoli. Davvero tanta roba. Adesso ho fatto un cratere che qua dovrò anche chiudere, perché altrimenti poi non riesco più a passarci. Abbiamo preso un livelluzzo. Oh, ma bene. Oh, ma guardate anche quanta pietra, con quale facilità. No, una figata. È una figata, altro che piccone, figliuoli. Fantastico. Mentre per i lavori di precisione, beh, sì, dobbiamo usare questo. Decisamente. Una curiosità, ma funzionerà anche sugli alberi? Vediamo un pochettino. No. Vabbè. Ok, allora craftiamoci altre frecce. Quante ne escono? 105, bene. Allora, siamo a che livello? 37. Vediamo un pochettino se abbiamo qualche novità negli engrammi, perché adesso siamo già altini, direi. No, 35, dobbiamo aspettare il 38 per... Finalmente, large box. Oh sì, ci sta. Mentre in metallurgia vediamo un pochettino che cosa abbiamo. No, che meraviglia! Abbiamo la sella per il benzebuffo e questi pati che ci fanno cos'è? Ci fanno saltare delle molle, li voglio subito. Allora, figlioli, io direi lasciamo nel trike tutte queste frecce. Guardate quanta flint, molto bene. Andiamo a recuperare un pochettino di lingotti. Dov'è la base, l'altra basetta? Poi ci sposteremo, eh. Pian piano, figlioli, sporterò tutti i banchetti da lavoro lì sotto e ce la aggiusteremo per bene. Però adesso ho voglia di provare ste cose e voglio provare a tamare un bestione carnivoro dopo. Allora, i lingotti di rame ce li ho qua, se non sbaglio. Sì, ok. Poi vediamo che cosa ci chiede. 8 di chitina e 8 di cuoio. Benissimo. Ci dobbiamo fare la chitina, dobbiamo uccidere un pachi. Perché l'altra chitina l'ho già tutta convertita, adesso non ne ho più chitina grezza. Eccolo qua. Ok, buono.
Ok, guardate qua che carino, ho fatto il ricovero per gli animali, bravini, li teniamo qua al sicuro, credo. Ok, credo che si faccia qua nel banchetto da lavoro, vediamo un po', qua non c'è nulla di nuovo. Abbiamo la balestra, figlioli, stavo per dimenticarmi, abbiamo la balestra, che però non è che sia quel granché per Tamaro, ho visto che per il timing non è buono, poi abbiamo la spada, le varie munizioni, oddio, che munizione è questa? Ah, quella velenosa, no, ok. Eccoli qua, li abbiamo trovati, vai! Vediamo un po' che... Spero che non si usurino, figliuoli. Ok, vediamo un pochettino. Come si fa a saltare? Ah, ok, sì, dai, diciamo che il salto è davvero minimo, figliuoli. Bisogna stare fermi. Forse no, stiamo saltando di più. Ah no, in effetti saltiamo due blocchi invece di uno. Vabbè, dai. Pensavo decisamente di più. Io pensavo già di zompettare come un canguruzzo, invece no. Vabbè, dai. Siamo in terza persona, vediamo un pochetto. Oh, poing. Poing. No, insomma, dai. Nulla di stravolgente. Ok, espandiamo ancora questa piattaforma di sopra superiore. Poi congiungiamoci con la scala e cerchiamo di fare una mega piattaforma. Ok, figlioli, guardate che bello spiazzone che abbiamo qua. Adesso quasi quasi tirerei giù anche st'affarino qui, così livelliamo, dai. Oh sì, guardate figlioli, guardate cosa c'è qua. Molto bene, altro rame. Sì, dai, figlioli, a me me gusta molto. Mi piace questa discesa qui, è anche abbastanza larga. Non dovrebbero esserci problemi. Magari mi faccio ancora qualche scalino più largo. Ma no, lasciamo anche così che va bene, dai. Allora, figlioli, vi faccio vedere qua cosa stavo facendo. In pratica, ieri mi sono passato quell'oretta a scavare, perché ancora non avevo il mega Dremel. Me l'ho fatto tutto col piccone. E ho voluto creare questa specie di buca che funge da trappola, figlioli. Sì, perché poco più in là mi era spawnato un T-Rex, davvero tanto bello, e mi è sembrato anche davvero bello potente. Non so che cosa ci voglia per tirarlo giù, non so se al nostro livello possiamo tirarlo giù, però io mi sono già preparato, ci siamo già predisposti. Abbiamo un sacco di frecce, abbiamo questa bella buca dove possiamo far cadere il T-Rex. E sfreccettarlo dall'alto tranquillamente. Nell'eventualità mi sono fatto anche un'uscita qua sotto. Guardate, possiamo uscire di qua se siamo a piedi. E c'hai l'occhietto un po' arrossato, non per dire. Allora, cari figlioli, che dite? Incominciamo a mettere tutti i banchetti di lavoro, le varie cose, così ci trasferiamo definitivamente qua. Allora, io direi, incominciamo con che cosa? Vediamo un pochettino. Allora, incominciamo col primo banchetto da lavoro. Vai, bene. E io direi ce l'ho. Oddio, dov'è la parte dritta adesso? Così direi. Dovrebbe essere così dritto, vai. Ok, molto bene. Ecco, direi che questo qua è il più importante, secondo me. Direi facciamoci almeno quattro di questi, che ci possiamo mettere così. Fatemi un po' vedere come va la cosa. Sì, dai, buono. Ok, guardate che carini. Poi voglio metterci di fianco. Il banchetto magico, però in questo caso ci serve legno, fibra e cose magiche, me le vado a prendere. Anzi, no, perché ancora non so che cosa sia quell'affare lì che ci richiede per craftarlo, mannaccia. Quindi rinviamo. Ci facciamo il pestello che ci serve e direi che ce lo possiamo mettere in quest'angolino così, molto bene. Ci facciamo anche un campfire, non si sa mai. Poi vorrei qualcosa per cucinare, questo qui, posso, vai. Ci facciamo anche il letto, sì.
L'armadio per mettere gli engrammi? Sì, vai, me lo faccio così tengo tutto bello in ordine, figliuoli. Ci facciamo un'altra forgia. Questo qua. Ok, qua ci incastriamo per bene la nostra forgia, figlioli. Io cerco di mettere tutto vicino in modo da essere il più comodo e pratico possibile per quando poi dovremo fare le cose. Ok, mi sono ricavato questa... Ops, là. Mi sono ricavato questa stanzetta, ci mettiamo un lettuccio, poi magari ce ne mettiamo anche un secondo. Qua dovremmo avere il nostro respawn. Allora, ammazza che corrente d'aria che tira qua. Ai 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 reumatismi. Allora, figliuoli, io mi sono fatto questa stanzetta, ci metterei le cose per cucinare, tipo così. Mi rimane un po' in mezzo, vabbè, pazienza, dai, così va bene. Poi qui ci mettiamo il fuocherello da campo, direi che qua di fianco va bene. Ora figlioli, quando tira il vento, se corriamo in una certa direzione facciamo più fatica, invece se corriamo nell'altra siamo un po' più veloci. È figata. Mentre questo affarone qui, che non ho capito che cos'è, ce lo andiamo a mettere qua. Sì, così sta... Bene. Ah, ok, ci possiamo fare le keyboard con questo. Ok. Ok, qua ci mettiamo i nostri begli engrammi, che ne ho trovati... Ne ho già trovati qualcuno, guardate. Perché non posso? Oh, fuck. Ok, devo approfondire la cosa.